la direzione amministrativa. Imprese tartassate dai costi dei servizi dei nuclei industriali e da una doppia tassazione ritenuta ingiusta e ingiustificata. A dire basta a un salasso continuo ed eccessivo da parte dell'ARAP, l'azienda regionale per le attività produttive, è l'Associazione Casa Artigiani dell'Aquila, che promette azioni legali e proteste nei confronti dell'ARAP e chiede un incontro al sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi. Sono circa 200 le imprese dei nuclei industriali di Pile, Balzano e Sassa, di cui una buona parte iscritte a Casa Artigiani l'Aquila, un numero che potrebbe estendersi, che si sono viste recapitare nei giorni scorsi la richiesta forzata di pagamento da parte dell'ARAP, che si è rivolta a una società di riscossione per somme che vanno dai 2.000 ai 50.000 euro per il 2017 e il 2018. Il riferimento è a servizi che secondo Casa Artigiani non sono né efficienti né chiari. Non solo, a questo si aggiunge anche un'altra anomalia denunciata dal presidente di Casa Artigiani l'Aquila, Carlo Saggese, e cioè l'approvazione da parte dell'ARAP del nuovo regolamento che lede, dice Saggese, i diritti della proprietà privata a danno dell'imprenditoria locale. A differenza delle altre imprese che stanno nel territorio italiano, noi abbiamo una doppia tassazione dovuta al dover pagare, oltre alla TASI, anche gli oneri del consorzio industriale, oggi ARAP. Noi abbiamo chiesto più di una volta dei giustificativi che possano spiegare come vengono contabilizzati questi oneri, cosa stiamo pagando e soprattutto in che modo vengono suddivisi, cosa che nella risposta a cui ancora oggi non abbiamo avuto. L'ARAP aveva dato delle rassicurazioni che ci avrebbe ascoltato, invece oggi sono arrivate, anzi venerdì, sono arrivate queste richieste da parte di un ente esterno dall'ARAP in maniera stragiudiziale. L'ARAP nel 2018 ha approvato un regolamento interno nell'articolo 6 che prevede che non è possibile da parte delle aziende consorziate, quindi all'interno del nucleo, non è possibile fare più la vendita o la cessione del bene senza il loro primo benestare, dietro un pagamento però dell'1% della somma del venduto. Così come non è possibile affittare senza il loro benestare con il pagamento dell'1% della somma dell'affittato. Chiediamo immediatamente un tavolo di confronto per la definizione di questi costi che vengono richiesti e chiediamo di rivedere il regolamento prima di poter andare a effettuare delle azioni che potrebbero essere delle proteste o anche delle azioni legali di carattere collettivo. Nel frattempo cosa farete? Pagherete? Non penso.